Wattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirino in questo nuovissimo episodio su Yandere Simulator. Vi ricordo ragazzi che il sostegno con un like è importantissimo affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 60 like. So che ce la possiamo fare ragazzi. Come sempre io vi ringrazio comunque tutti quanti davvero per il supporto e il sostegno che comunque dimostrate appunto specialmente ragazzi negli ultimi video. Quindi grazie. Ed eccoci qua di ritorno dopo che appunto la volta scorsa abbiamo insomma iniziato la mod 1980 interpretando appunto la madre di Yandere. Io vi ringrazio tutti quanti perché diversi di voi comunque mi hanno lasciato diversi consigli e suggerimenti sotto appunto lo scorso video. Qualcuno di voi per esempio mi ha suggerito comunque di andare in città per comprare le mutandine o comunque svolgere anche un lavoro per poter guadagnare dei soldi, così mi sembra che qualcuno di voi mi avesse scritto. Mi avete detto che comunque la sfida nel manicomio probabilmente si potrà ripetere per diventare comunque migliore amica appunto della nostra attuale rivale, e diversi di voi mi hanno anche detto che in ogni caso si può decidere in egual modo di uccidere le proprie rivali, quindi non è per forza obbligatorio seguire il modo del cerchiamo di non eliminare proprio fisicamente le nostre rivali. Quindi mi avete fatto sapere anche questo, perché a quanto mi sembra di aver capito si può ottenere comunque un bad ending e un good ending, forse, correggetemi se sbaglio. Quindi in ogni caso dobbiamo vedere un attimino come e cosa fare, perché mi avete detto che non solo comunque si può convincere il senpai a non interessarsi alla nostra rivale andando appunto a sabotare giorno per giorno le cose che accadono, ma qualcuno di voi mi ha anche detto che è possibile far innamorare, comunque interessare la nostra rivale al ragazzo che ha una cotta per lei, ok? Per cui io sinceramente ragazzi non ho la minima idea cosa fare sinceramente. Io vorrei evitare appunto di ucciderle possibilmente, però non so se si può andare in città la sera sinceramente. Facciamoci un saltino adesso e fatemi appunto vedere. Oddio, che spettacolo ragazzi. Allora questa cosa io la trovo fenomenale, il fatto che abbiano fatto queste incredibili aggiunte. Allora diamo un attimo uno sguardo qua intorno. Come potete vedere questo è un negozio di intimo, così dovrebbe essere. Possiamo comprare ovviamente vari slippini. Ok, ovviamente ragazzi ogni mutandina ha la sua abilità, diciamo così. Io penso ragazzi che per ora comprerò queste, poi ovviamente se riuscirò a guadagnare altri soldi ne comprerò delle altre, e fa sì che gli studenti abbiano insomma una vista più limitata. Ok, perfetto, grazie mille, sei stata gentilissima. C'è la possibilità pure di cambiare il... No, che figata, il taglio di capelli. Che è quello sguardo? Che c'è? Oddio, tu ed io siamo simili. Abbiamo lo stesso hobby, lo stesso talento. È bello incontrare uno spirito affine. Sai cosa dovremmo fare? Oddio, che vuol dire swap tips? Mi sono stata, insomma, a lavorarci per un po'. Sono sicura che il mio consiglio potrà esserti utile. Cosa ha voluto dire? Dio santissimo, what the fuck? Oh mio Dio. Quindi qua non possiamo cambiare pettinatura. Questa ci dà dei consigli su come fare le cose. Per esempio, cauterizzare ferite, nascondere corpi, distrazioni, le note negli armadietti. What the fuck? Non so cosa dire, vi giuro. C'è il negozio di hardware. Questa... Ah, cioè di ferramenta, no? Di hardware, che cazzo dico? Pensavo fosse tipo di computer. Invece, insomma, è per comprare roba, armi probabilmente, quindi strumenti. E, ok, qui c'è il negozio di giochi. Oh, possiamo comprare videogiochi! Negozio di elettronica, questo sì. Ma comunque, c'è il lavoro. Per adesso non mi lascia fare niente. Vabbè, ragazzi, ok, almeno abbiamo dato, insomma, un'occhiata. Punto è, come vado via? Ah, ok, ecco. Da qui, sì, giustamente c'è la fermata dell'autobus. Allora, io direi intanto di indossare queste bellissime mutandine. Per cui direi di andare a scuola, ragazzi. Non portiamo niente con noi e vediamo un attimino cosa riusciamo a combinare oggi con lei, forse per convincerla ad andare col tizio che le va dietro. Vi ricordate che la volta scorsa, quando ero lì che aspettavo che arrivassero le 5, c'era un tipo che veniva sempre a guardarla, la tipa, ed era del club
penso tipo di arti marziali. Quindi probabilmente il tipo c'è una cotta per lei. Oddio, andiamo a spiare immediatamente. Ah, ti ho portato il libro, insomma, che mi avevi chiesto. Scusate, sono dislessica oggi. Quindi significa che me lo presterai? Certo, ecco, prendilo. Oh, grazie mille. Ok, allora quello di oggi dovrebbe essere più semplice. Ok, quindi lo terrò al sicuro nella mia borsa e poi lo leggerò durante l'ora di pranzo. E quando te lo dovrei restituire? Dove e quando? Ah, quindi, cioè, già oggi glielo dovrebbe restituire. Top! Ok, va benissimo per me, quindi chiaramente possiamo rubarglielo dalla borsa. Quindi non vedo l'ora di sentire cosa ne pensi del libro. Chiaramente, ok, perfetto ragazzi. Allora, l'obiettivo di oggi dovrebbe essere appunto più semplice. Io non so se c'è un calo di framerate, che dovremo chiaramente poterglielo rubare con tutta la semplicità del mondo. E quindi se lei non glielo dovesse restituire, questo già sarebbe un punto a suo sfavore. Di regola. Ok, ragazzi, scusate, io penso di toglierlo questo effetto qua perché non vorrei desse troppi problemi durante la registrazione. Che almeno, insomma, la visione è più pulita. Ok, allora, intanto lei, ragazzi, va a portare il. Oddio, senpai, e che cazzo? Ma perché mi devi venire sempre addosso? Ho capito che già c'è una certa attrazione per me, però tienite a distanza, figlio mio. Allora, ci servirebbe l'armadietto. Del tipo, il punto è che non ho la minima idea di chi sia, quindi niente, dovrei cercare di scoprirlo in qualche altro modo. Forse eri tu? Adesso non vorrei dire una boiata, ma mi sembra di sì. Vabbè, in ogni caso, allora andiamo di sopra e ovviamente lei adesso appoggerà la sua borsetta, ragazzi. Aspettiamo che esca e rubiamo questo famoso libro che Senpai le ha prestato. Ok, è andata via, sperando non entri nessuno nel frattempo. Eccoci qua, libro. Quindi ruba il libro dato in prestito. Chiaramente, a posto. Per ora non possiamo fare altro, solo dovrei scoprire chi è il tipo che le va dietro, ragazzi. Ok, è lui, ragazzi, è lui, è lui, è lui. Perfetto, allora. Ok, quindi dobbiamo fargli questa ricerca. La stessa cosa che abbiamo fatto per la tipa. C'è una cotta per la nostra rivale, per cui bisognerebbe poter fare qualcosa. In ogni caso, proviamo a completare questo obiettivo. Eccoci qua in biblioteca. Rifacciamo la stessa identica cosa, per cui torniamo immediatamente di sotto. Eccolo qua. Zio, fatto, eh? Yes, fatto, fatto. Quindi adesso siamo amici? Solo che non so manco come si chiama questo cretino. Oddio, lobby in che senso? Dai. Vediamo se andando agli armadietti possiamo fare qualcosa. Cioè, capelli un po' lunghi. E questo qua, eccolo qua, vedete? È lui perché ci è uscito anche lo smile, ottimo. Dice che non ha cotta, ma io non ci credo. Comunque la tipa la segue. Ok, allora, dov'è il suo armadietto? È questo qua. E lasciamogli una nota. Non lo so, ragazzi, non c'è data alcuna altra possibilità. Per cui proviamo ad incontrarlo alla fontana alle 3:30. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa con lui. Ma lì dice che non ha la cotta per nessuno. Mi sembra strano comunque. Non capisco love che cosa vuol dire. Forse lo possiamo far innamorare di noi. Ma mi sembra strano comunque. Comunque intanto il libro l'abbiamo rubato. Abbiamo fatto amicizia con lui. Send to locker. Vediamo se riusciamo a mandarla all'armadietto. È vero perché comunque. Ok, perfetto. Siccome abbiamo la reputazione evidentemente già abbastanza alta, è andato direttamente, chiaramente, a guardare nell'armadietto. Per cui dovremmo parlare con lui. Non so cosa questo comporterà. Però magari qualcosa succede. Quindi. No, mi sa che non l'ha presa sul serio. Cazzarola, l'ha buttata via. Maledetto bastardo. Vabbè, niente. Quindi col tipo non potremo parlare perché non ha preso sul serio la nota che gli abbiamo lasciato. L'unica cosa che possiamo fare, evidentemente, ragazzi, adesso è aspettare che comunque la tipa si accorga che il libro è stato rubato, che quindi non potrà ridarlo a Senpai. Quindi questa è l'unica cosa che posso fare per adesso. Questo sempre per fare le cose in maniera pacifica, perché se volessi, come avete detto, potrei anche decidere direttamente di farla fuori. Il punto è che bisognerà essere molto bravi a non farsi scoprire. Per cui intanto andiamo a lezione. Per cui vediamo cosa succede adesso, ragazzi. Perché ha detto che l'avrebbe letto durante il pranzo. Non lo ha trovato il libro, chiaramente. Ok, non facciamo cose strane mentre ci sono ancora le persone. Lo sta cercando, ragazzi, anche nel mobiletto. Chiaramente adesso non lo troverà. Quindi non l'ha trovato.
Di regola dovremmo essere a posto. Ok, lo sta cercando dappertutto. Ok, lo sta davvero cercando dovunque. Niente, continuerà all'infinito. Sta cercando disperatamente, anche se con tutta la flemma del mondo, però lei lo sta cercando disperatamente perché non lo trova. Penso che abbiano detto di incontrarsi dopo la scuola lì all'uscita, quindi sono curiosa veramente di vedere cosa succederà. Così, perfetto. Allora, dovremmo essere a posto, ragazzi. È il momento di pulire. Ok, andiamo via. Poi aspetteremo in santa pace, ragazzi, che arrivino le 5 e un quarto e vediamo cosa succederà. Ok, facciamo passare il tempo di nuovo fino alle 4 e mezza e poi aspettiamo, ragazzi. One eternity later. Vabbè, zia, guarda, non far caso che io sono qui che aspetto così il nulla in maniera inquietante. Posso prendere pure io un manicaretto o servite soltanto i pezzi di merda in questa scuola? Niente, a me niente, io non ho una bocca da sfamare, no. Grazie, gentilissima, me ne ricorderò, sappilo. One eternity later. Ok, ragazzi, dopo aver aspettato tipo un'eternità, perché il tempo qui passa lentamente, chiaramente non c'è modo di velocizzarlo, ci siamo quasi, sono le 5, ormai quasi è 12 e a momenti vedremo cosa succederà fra i senpai e la nostra rivale che ha perduto accidentalmente il suo libro. Oh, ma poverina, cosa dirà mai il senpai? Chi lo sa, a noi farà tanto piacere. E tra l'altro, come qualcuno di voi effettivamente ha notato, c'è una somiglianza, ed è vero ragazzi, pazzesca, fra la nostra attuale rivale e Natsuki di Doki Doki. Quindi entrambe le serie si sono praticamente, ragazzi, associate in maniera incredibile e assurda. Ok, ci siamo, ecco qua ragazzi, io non vedo davvero l'ora di vedere la reazione di Senpai, anche perché comunque ragazzi è una cosa brutta. Hai prestato una cosa a cui probabilmente tenevi e questa persona ti ha, insomma, distrutto, rovinato o perduto anche addirittura la cosa che le avevi prestato. Quindi è una cosa assolutamente orribile, orribile. Se qua c'è ancora la carta appallottolata, questo pezzo di merda che non ci ha creduto assolutamente. Comunque, vabbè, faremo i conti anche con te, non ti preoccupare. Se ragazzi entro domani non dovessi riuscire di nuovo nella missione del manicomio, dovrò, mi sa, farla fuori, proprio direttamente, trovare un modo per non farmi scoprire, perché comunque appunto questo qua c'ha dei grossi sospetti. Sì, vabbè, io senza aver fatto assolutamente nulla, sei veramente una carogna, guarda, lascia che te lo dica. Quindi aspettiamo in santa pace che arrivi molto con calma il nostro senpai. Ci mettiamo già dietro al cespuglio a spiare. Ok, sta arrivando ragazzi, teniamoci pronti. Senpai, ho delle brutte notizie. Oh shit. Non sono sicura di cosa sia successo, ma in qualche modo ho perduto il libro. Ho cercato dovunque, ma non sono stata, insomma, capace di trovarlo, di ritrovarlo. Quindi è semplicemente sparito? Mi dispiace così tanto, te ne comprerò un altro, te lo giuro. Ma c'entra niente, ma non ti devi disturbare, insomma. Era speciale per me perché me l'aveva regalato mia sorella. E quindi non c'è, insomma, non ha senso rimpiazzarlo, quindi non sarebbe comunque lo stesso libro. Adesso devo andare, quindi non l'accompagna a casa, chiaramente, mi dispiace così tanto. E ciaone, bella, ciaone proprio, adesso puoi essere triste quanto cazzo te pare. Senpai è infuriato con te, o perlomeno è molto deluso, perché appunto era un regalo di sua sorella, quindi era speciale per quello, ricomprarlo sarebbe inutile. Torniamo a casa, il nostro obiettivo di oggi perlomeno sono riuscita a completarlo. E ovviamente segue il senpai, lo spia, lo stalker, bla bla bla, e ritorniamo a casa, per cui cazzo, vedete ragazzi, questo è il punto. Sabotato ovviamente un'interazione della rivale con la senpai, però ne devi sabotare ancora 4 per far sì che la tua rivale, insomma, non confessi il suo amore venerdì. Il punto è che oggi è martedì, quindi mercoledì, giovedì, venerdì comunque non avrebbe senso, ragazzi, non saremmo in tempo, perché come giustamente mi avevate detto voi, bisogna sabotarle tutte, quindi avrei dovuto farlo già da lunedì. Ok, vedete, possiamo tornare all'asylum, o ucciderla o fare in modo che lei comunque cambi idea, però non ho idea di come questo si possa fare, ragazzi, per cui
torniamo qui. Vi giuro che a parte che la situazione è alquanto inquietante di per sé, il tipo comunque è al piano di sopra. Questo l'ho riuscita a scoprire la volta scorsa, quindi devo andare direttamente al piano di sopra. Il problema è come faccio a non farmi trovare. Questo sinceramente non lo so, ragazzi. Per quella speriamo che questo tizio non ci veda, perché sennò... Ok, andiamo direttamente al piano di sopra, sperando di non farci sgamare in altri modi. Probabilmente uno di sti tizi è dietro quest'angolo. Sì, infatti è lì. Se intanto ammiriamo un po' le tettazze, tanto che aspettiamo che questo tizio si tolga dai piedi. Mi ricordo se ero passata... Se ero passata di qua la volta scorsa. Ok, approfittiamo. Demons, walls e cazzi e mazzi. Ok, è lui, ragazzi. Il problema è come non farsi beccare. Oddio, no! Quasi me vede. È veramente una cosa super elementare arrivare lì mentre il tizio è girato. O non so, anche perché si vede sfocato fino a quando non ci si avvicina troppo. Ok. Quindi devo uscire dalla finestra da cui sono entrata. Ok, vediamo se riesco a non farmi trovare stavolta, ragazzi. Io spero sinceramente di sì, perché... Ok, se siamo fortunate questo tizio non si girerà adesso. No, 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 non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto, non mi hai visto. Ok, ragazzi. Sì! Ce l'ho fatta! Ok, allora, prima che Ryoba bruciasse le foto, ne ha presa una per tenerla come prova che lei fosse al manicomio. Quindi Ryoba ritorna a casa, chiama la sua rivale e le informa che le sue foto sono state distrutte. Invita anche la ragazza a casa sua per mostrarle la prova. La rivale arriva a casa di Ryoba, quando vede la fotografia capisce che Ryoba sta dicendo la verità. Quindi Ryoba lascia che la ragazza bruci la sua foto, così che può lasciarsi alle spalle definitivamente questo brutto oscuro capitolo della sua vita. E quindi poi Ryoba offre alla sua rivale un po' di tè. Minchia, storia proprio... ragazzi, questa potrebbe essere un'ottima occasione, perché ho detto che non ho modo ormai di sabotare ulteriormente le sue robe, insomma, a scuola. Quindi io direi, ragazzi, mi dispiace, ma devo servirle del tè drogato. Quindi la rivale sviene, quando si sveglia... Perché sono legata ad una sedia? Perché mi stai facendo questo? Non è divertente? Lasciami andare subito. Penso che sia la cosa migliore, ragazzi, per assurdo, sempre sperando... Wow, 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 wow! Ce l'ho fatta, ragazzi! Prima rivale eliminata! Top! E siamo a mercoledì, quindi questo è stato un modo per farne fuori una. Perché ovviamente, tra l'altro, non lasciamo tracce, alcuna traccia a scuola. Direi di rifare un salto in città prima di andare a scuola e vedere se si è evoluto qualcosa riguardo il lavoro. A quanto pare no, ragazzi. Allora, cos'è sta roba? Ah, possiamo comprare robe. Vedete, tipo i preservativi, alcol, sigarette, robe del genere. Il problema è che cazzarola, ad averlo saputo non spendevo per le mutande. Si potevano usare... O qua si possono comprare manga, che cosa meravigliosa. È bellissima sta roba, ragazzi. Comunque, direi di tornare a casa. Di fare un salto in cantina. Fatemi vedere se c'è qualcosa. Ok, no. Ah, è qui. Quindi devo tenerla qui così o che cosa le devo fare? Scusate. Quindi c'è rivale eliminata, ma fino a un certo punto, perché lei comunque è ancora viva, ce l'abbiamo qua. Allora, la tua rivale per 18 ore, ma poi la lasceremo andare, quindi domani. Non so cosa succede se io adesso vado a scuola, cioè se il giorno dopo, non penso che la lasci andare, io spero di no. Quindi non so cosa fare sinceramente, perché qua dice che ovviamente salterà la scuola oggi, io andrò a dormire. Proviamo, vabbè. Ok, io non so se ho fatto bene o ho fatto male, sinceramente. Quindi è giovedì, direttamente. Il problema è che adesso lei l'avrà lasciata andare, suppongo.
O sarà ancora di sotto? È ancora di sotto. Chiaramente il punto è che se salto la scuola oggi non so cosa potrebbe succedere. Quindi salterò scuola anche io e salterà scuola anche lei. Ok, quindi arriverei a scuola un'ora più in ritardo. Vabbè, allora proviamo così. Lei comunque quindi rimane in casa, mi sembra di aver capito. Siamo noi che saltiamo il giorno di scuola, ovviamente anche lei. Però dobbiamo andare a scuola, ragazzi, perché non vorrei che l'assenza prolungata, insieme alla sua assenza prolungata, desti qualche sospetto, non lo so. Però ripeto, c'è uscito scritto rivale eliminata, ma effettivamente non del tutto, perché comunque lei è nelle nostre mani. Ok, noi siamo a scuola, si stanno chiudendo i cancelli. Cazzo. E mo? Porca miseria. E sta gente che fa? Entra in ritardo. Come entrano loro, scusate? Ah, entrano da qua, dal cancelletto. C'è un modo per entrare? Ah, ok, a posto, benissimo. Risolto il problema. Per cui non so, ragazzi. Allora, io direi di andare a fare lezione, anche se comunque è tutto molto strano. Entriamo in classe, lei ovviamente non ci sarà. Facciamo lezione. Ok, aumentiamo un po' tutto. Direi di rifare lezione. Allora, io non so cosa succede adesso. Cioè, nel senso, io non mi ricordo cosa succedeva dopo averla torturata e averle fatto calare totalmente la sanità, effettivamente. Per cui, una cosa che dovrò scoprire. Torniamo in classe. Ok, finiamo le lezioni. È momento di pulire. Vabbè. Oh, me fai passare, pezzone e merda. Oh, perché la reputazione mi sta calando? Non capisco, che sta succedendo? Oh, 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 mi è calata di 3 punti, perché? Non ho letto le frasi che mi hanno detto, ragazzi, ma mi è calata la reputazione di 3 punti, porca miseria. Raga, devo fare in modo che sta reputazione mi risalga un attimo, perché sennò è un grosso guaio. Ok, ragazzi, possiamo andare via, io direi di andare via e di vedere cosa succede adesso. Ok, possiamo tornare in cantina, giustamente. Ok, l'unica opzione di adesso è di, insomma, di torturarla per 4 ore e poi andare a dormire. Però a questo punto penso che le cose siano risolte, nel senso dobbiamo soltanto aspettare che arrivi venerdì. Ok, ragazzi, è venerdì. Per cui una volta passato il venerdì, di regola, la prima rivale dovrebbe essere a posto, credo. Torniamo di sotto, un attimino, e abbassiamo un pelino, un altro pelino... La sanità. E poi andremo a scuola, anche se con un'ora di ritardo. Ma sono curiosa di vedere cosa succede dopo, ragazzi. Perché lei comunque è nostra prigioniera. Io pensavo che si riferisse, cioè riguardo l'andare poi a scuola, pensavo si riferisse a lei, alla nostra vittima. Invece chiaramente no, non la lasciamo libera. Cioè non siamo così stupidi. Chiaramente, quindi qualcosa dovrà succedere. Ok, ragazzi, è venerdì. Come potete sentire, infatti l'atmosfera è quella che è. Sembrerebbe essere estremamente romantica. Per cui non perdiamo tempo, andiamo di sopra in classe, facciamo finire anche questa giornata e vediamo cosa succederà dopo. Facciamo lezione, aumentiamo i punticini a tutto, chiaramente. Rifacciamo lezione, aumentiamo i punticini a tutto, chiaramente. Ed ecco fatto. A me mi fa incazzare che la mia reputazione sia caduta così tanto, sinceramente. Proviamo a socializzare con questi. A te ti piace di sicuro la violenza, vero? Ah, vero, a questi non gliene frega un cazzo. A te ti piace la musica, no? Ok. Un punto guadagnato. Perderò intanto, ragazzi, un attimo di tempo così. Questa di sicuro è del club dell'occulto, dai. No, niente da fare. Non le importava, quindi mi ha abbassato di nuovo il punto che avevo guadagnato. Che palle. Questa mi sa che è una cosa, ragazzi, che devo fare durante l'ora di pranzo, quando probabilmente la gente fa, insomma, va nei posti che gli interessano. Perché non posso rischiare così a sparare interessi a caso, perché sarebbe inutile, insomma. La reputazione comunque non la guadagnerei. Va bene, ragazzi, di nuovo andiamo via. Pericolo scampato. Oggi era venerdì, ma chiaramente la nostra bella rivale non è stata qui per confessare il suo amore al caro senpai. Ok, infatti vedete, quindi la rivale di Ryoba non è più un problema. Ryoba pensa di confessare il suo amore a senpai, ma non è ancora in grado di avere abbastanza coraggio per parlargli. Quindi poi lo segue e poi ritorna a casa, insomma. Quindi con la prima rivale di regola dovrebbe essere a posto. Io non so se adesso lei sarà ancora qua giù. Cioè, che altro dobbiamo fare con lei? Che altro devo fare? Ma raga, che ci faccio con questa? Me la tengo qua? Ok,
è sabato, quindi il gioco comunque continua ovviamente a procedere. Ah, ok, ci siamo. Dopo aver eliminato quella ragazza, pensavo che il mio senpai fosse in salvo, insomma. Ma adesso ho un nuovo problema di cui occuparmi. Un'altra ragazza sta provando interesse per lui. Quindi, oddio, chissà che cavolo vuol dire with a gung ho, quindi con un comportamento gung ho. Quindi ai ragazzi piacciono quel tipo di ragazza, no? Quindi se lui continua a spendere il suo tempo con lei, quindi lei potrebbe prendergli il cuore, cioè prendergli il cuore, potrebbe rubargli il suo amore. Non posso permettere che questo succeda. Ok, adesso che ci penso, ho sentito un rumor un po', insomma, sconveniente riguardo lei. Apparentemente ha un hobby segreto, qualcosa di pericoloso. Quindi qualcosa che potrebbe provocarle non pochi problemi. Ok, quindi potrebbe essere utile seguirla in giro per la scuola e vedere cosa sta nascondendo. Quindi forse riesco a trovare un modo per far sì che le sue brutte abitudini le si ritorcano contro. Sai cosa? Sapete cosa dicono? Quindi giochi col fuoco e finisci per bruciarti. Ok, quindi il nostro attuale obiettivo ormai è questo. Perfetto, infatti, vedete? Non puoi andare a scuola la domenica, quindi puoi skippare questo giorno, vedete? O puoi usare questo giorno per andare in città e quindi lavorare. Ah, ecco perché prima non funzionava. Perfetto, perfetto. Quindi no, continua, quindi è trovare un lavoro, insomma, per guadagnare dei soldi. Perfetto. Le cose top, ragazzi. Allora, io spero che chiaramente la partita riparta da qui, però dovrebbe essere così. Chiaramente si riparte da questa giornata, per cui riprenderemo da qui la prossima volta. Ragazzi, sono molto interessata di vedere come funziona anche appunto la questione del lavoro. E quindi adesso chiaramente abbiamo un nuovo obiettivo. Io sono contenta di essere riuscita a fare questa cosa. Ovviamente, ragazzi, come sempre, aspetto i vostri suggerimenti e consigli qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giugherina. Ciao!